salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono sempre io, il nostro Jurassic 410 e oggi siamo qua in questo nuovo video di Hard Evolution Core, la serie hardcore che è iniziata martedì penso, martedì, esatto, e che tipo sono morto in modo molto molto intelligentemente, quindi ho deciso di mettere nuove mod, aggiornarla un pochino, stabilizzarla, fare cose e niente, quindi oggi siamo qua con questa bellissima mod, Extra Tick, che praticamente ti dà questi attrezzi, perché se io provassi tipo a craftare gli attrezzi normalmente e la vein miner ora funziona relativamente bene, anche se non fa despawnare le foglie, non capisco perché, però boh, però possiamo farlo semplicemente così, facendo così le foglie tipo despawnano, quindi va più che bene. Non c'è altro, nessun sapling, che bello. Vabbè, fortunatamente là, vedete là, là penso che là ci sia dentro legno, essendo che qua c'è tutta terra, là, ah no, però un sapling ce l'abbiamo lo stesso, ok, va bene. Perfetto, quindi iniziamo subito e facciamoci subito una crafting table degli stick, anche se non possiamo craftare nulla, però ci servono, ok. Qua vedo un po' di scuro, non è che, boh, non saprei. Ho messo anche la mod starting mod, infatti vedete che c'ha tipo già un inventario abbastanza simpatico. Come mai qua c'è così scuro? È normale che ci sia così scuro. Ah, qua c'è anche una cavernozzola, poco sicura perché, perché c'è dentro nero, ok. Così almeno illuminata. Qua c'è il cibo, ok, relativamente carino, così possiamo piantarlo. E basta, non c'è nient'altro, va bene. Va il mio crafting table, l'ho già perso. Ok, qua. Perfetto, quindi togliamoci un attimo dalle scatole tutti questa fogliame. Ok, e appunto potete, se volete voi, nei commenti consigliatemi qualche bella mod da aggiungere, se ne conoscete, non troppo difficile, non troppo facile. Consigliatemi anche qualche obiettivo da compiere, perché noi compiamo gli obiettivi base di Minecraft, quindi quelli che ci sono tipo non qua, achievement di questi qua di Minecraft, andiamo a distruggere l'Ender Dragon e poi boh, quelli che consigliate voi. Ovviamente non troppo difficili, io li guarderò, quindi se sono troppo difficili non li facciamo. E subito per iniziare scaviamo un po' qua, tanto per poter avere un po' di blocchi per poter andare nell'isola del legno. Cioè in realtà andiamo nell'isola del legno prima, perché non mi è sembrato di vedere tipo quella tutta rocciosa. Là ce n'è una ormai lontanissima, e poi là sopra ce n'è un'altra. Quindi se passiamo qua in mezzo c'è l'oscurità e i mob ci assaltano. Va bene, ok, buono sapersi. Quindi direi di passare di là. Poi di là vedo che c'è qua d'acqua, e là dietro qua d'acqua c'era. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Là vedete che là in parte, guardate là in parte, ok. Là in parte c'è quella di... Quindi possiamo passare sopra quella là e tranquillamente possiamo passare da una all'altra. Ok, quindi è abbastanza facile. E ho aggiunto anche questa mod molto figa che tipo... Adesso apriamo insieme che non so cosa faccia. Che tipo... No, ok, non si apre. Ok, tipo, ok, no! Oddio, si è buggato qualcosa, stava camminando. Ok, che tipo, apre questo. Ok, questo non so cosa sia. Comunque, questo che è un po' lento a aprirsi, in effetti, Che, ma perché si muove da solo? Ok, ah, ok, bello, è un po' buggato. Cioè, bisogna cliccare qualcosa e qualcos'altro. No, ok, bisogna fare, ok. Perfetto, quindi vedete, qua si, con gli XP che prendiamo possiamo a potenziare delle robe che abbiamo, quindi cose abbastanza fighe. C'è anche della vita magari, no? Non c'è anche della vita. Comunque vedete, possiamo tipo aumentare la velocità di, non lo so, robe. L'ho messa perché mi sembrava figa come modo. È un po' buggata però, tipo per aprire bisogna cliccare un tasto e poi camminare, quindi un po' merda devo dire. Però non c'è troppo caso e cominciamo subito a scavare quei blocchi qua per andare là all'isola, perché voglio andarci, perché mi serve il legno. E essendo appunto un hardcore, sapete com'è. E vorrei trovare anche dei potenziamenti subito per questi oggetti, quindi se li continuiamo, perché vi spiego cosa fa la mod Extra Tick che ho aggiunto per gli oggetti. Praticamente, vedete? No, beh, adesso li hanno rotto, quindi nulla, non vedete nulla. Però, se noi clicchiamo Shift, vedete che c'è tipo Skill XP 41 su 116. Qua, dopo aver rotto 116 blocchi, infatti, tipo, qua c'è un punto oscuro, non capisco perché. Mettiamo un paio di torce, fino a non capisco perché c'è l'oscurità qua. Comunque, rompendo 114 pezzi di terra, tipo, prende un potenziamento casuale questa pala. Quindi un potenziamento casuale tra quelli che potresti dargli tu se non ci fosse questa mod. Però con questa mod lo fa automaticamente, quindi noi non possiamo farlo manualmente, noi lo fa da solo ed è figo. Perché così tipo Avenger può darti potenziamenti fighi come tipo affilatezza o sulla pala efficienza, che è molto figa. Oppure potenziamenti schifosi come fortuna. Già, perché se ti dà fortuna in effetti sei un pochino sfortunato, perché fortuna vuol dire che è merda. Ok, l'unica cosa che si può craftare
normalmente così, è una bellissima zappa, perché la zappa non esiste nella mod Tinker's Construct, quindi te la fanno fare per forza loro. Ok, e la metterei qua intorno all'albero, anche se non è una scelta molto intelligente, e in realtà non c'ho tipo i acqua, quindi si richiuderà subito, ma va bene. Momentaneamente, vedete, si sta già richiudendo. Momentaneamente va bene così, mettiamone 8, anzi mettiamone tutti, di quelli che abbiamo, scherzo, non 8. Abbiamo 9, perché metterne 8, mettiamone 9, cioè, già c'è tanto cibo, no? Ok, e con uno stack di cosa riesco ad arrivare fino là? Qua non c'è niente sopra, quindi potrei arrivarci effettivamente. Qua c'è tipo un procione, va bene. C'è un procione. Ok, io costruisco qua un bellissimo ponte. Spero che niente mi becca e niente mi uccida, grazie. Procione non rivoltata, ci sono degli insetti che lasciamo là. C'è anche una mosca, mi sembra di vedere. Qua là è una mosca, vero sì. E là c'è una caverna oscura, che devo andare subito a vedere. Adesso. Perché se là dentro c'è uno scheletro potrei anche morire male, quindi non vorrei morire male. Vorrei essere abbastanza sicuro. Questo qua è cattivo? No, ok, non sembra essere cattivo questo mob. Ok, vedete, qua c'è un po' di oscurità, non ci sono mob, dimmi che non ci sono mob. Ok, non ci sono mob. Perfetto, ecco, posso scendere anche verso il basso per vedere l'oscurità, ma è bello. Ok, qua, no, qua non posso vedere purtroppo se c'è abbastanza luce o no, perché la mod è quella per vedere le X per terra, per vedere se c'è luce o no, non c'è. Perché non l'ho messa, perché altrimenti sarebbe troppo facile. E poi è anche tecnica quella mod là, quindi non c'entra proprio nulla con questo pack, perché questo pack non è affatto tecnico. Non come i due mod che sto facendo. Vabbè, la regroute è un po'... non è troppo tecnica, perché è più sul fiorellinaggio magico, robe carine. Però anche quella è un po' tecnica, perché adesso stiamo iniziando a fare tipo la buildcraft e che... Ah, a proposito, questa serie prenderà il posto della regroute finché appunto non muoio. Che quando muoio, bam, la serie è finita, l'hardcore è finita, quindi ciaone proprio. Ok, qua vediamo, esatto, c'è del legno. Che tipo di legno è? Oakwood, buonissimo, legno normale. Ok, quindi questa ascia è lenta quanto la morte. Aspettate, funziona questa cosa tipo di vein miner qua? Oddio, bellissimo, funziona anche qua. Cosa è cambiato? Che potenziamento mi ha dato? Silk Touch. Una merda. Mi ha dato Silk Touch su un'ascia. Beh... proprio utile, mamma mia. Sarebbe il silk touch sull'ascia, sarebbe come dire mettere, fatemi pensare, come appunto fortuna sulla palla, dove non puoi usarla praticamente. No, non scherzo, non è vero. Potrei tipo raccogliere un pezzo di terra con l'erbetta sopra, vabbè, cioè, sai che utilità avere il pezzo con l'erbetta sopra. Cioè, guardate, se io faccio qua c'è ancora dei blocchi. Se io facessi una cosa del genere, no, non posso perché è rotta, però nel senso, se io facessi così, bam bam bam, così, esatto, potrei fare una roba del genere. Cioè, ma perché dovrei farlo? Ma why? Cioè, perché dovrei farlo, seriamente? Cioè, è tipo troppo inutile. E già che qua sotto c'è una caverna, tipo, potrei fare una zona in cui posso andare a scavare. Anzi, entriamo in quella che c'è tipo qua in parte, dove era? Non mi ricordo più dove era. Qua c'era l'altra caverna, dove era l'altra caverna, quella più accessibile? No, l'ho persa, va bene. L'ho persa per sempre. Ah, eccola qua. Qua potremmo andare semplicemente a tipo usarla come scavaggio di terra. Perché per il momento usiamo questa qua come scavaterra. Per forza, cioè, al momento come blocca e costruiamo terra. Appena troviamo della lava e della acqua, farei subito un cobblestone generator. Anche se questa non è una skyblock, perché la cobblestone c'è in giro. Però è sempre meglio averla portata in mano che piuttosto andare alla sfera, che magari poi c'è dentro lapislazzuli. Come l'altra volta, ok, mi sono arrabbiato tantissimo per quello. Arrabbiato. Sono rimasto molto amareggiato perché abbiamo trovato lapislazzuli dentro una sfera fatta di pietra. Va bene, sono ancora scioccato. Sono veramente euforico di aver trovato quella cosa, va bene? Ok? Ok, quindi 32 pezzi mi sa che non bastano, però per ora ce la dobbiamo far bastare, perché altrimenti la palla mi si rompe un'altra volta. Aspetta, vediamo quanti siamo a potenziamento. Ci siamo quasi, facciamola potenziare e poi andiamo via. Così almeno, boh, vediamo che potenziamento ci dà. Tanto sarà scarso come la morte. Vediamo. Bam. Smeraldo. Vediamo. Ci ha dato più 50% di durabilità. Questo è abbastanza buono in effetti. Ci dà più durabilità sulla pala. Che la pala, vabbè, tipo ce l'hai in mano sempre, quindi almeno... in questa serie ce l'avevo in mano sempre la palla, per forza, perché pota, cioè una sfera fatta di legno, cioè una sfera fatta di terra, solo terra, senza pietra, la palla probabilmente ci servirà molto. Vorrei, già che ci hanno dato tante torce iniziali, vorrei sprecarle tutte per illuminare tutta quest'isola. Cosa? Le ho già sprecate tutte? No, non ci posso credere, no, scusami. Dai, ma sei serio? No, non posso averle già sprecate tutte.
No. Sto pensando come fossi torce? Torch? Come si possono craftare le torce? In che modo si craftano le torce? Così? Oppure in che altro modo? Solo così si craftano queste? Queste qua? Oddio, queste? No. La candela? Non lo so. Si possono craftare solo così le torce, ok. Quindi potremmo essere molto fregati, diciamo. Tipo fregati che moriamo perché c'è troppo poca luce. Quindi starò da questa parte qua dell'isola, va bene? E aspetto che venga giorno, poi ci sentiamo. Ok, fortunatamente non ho avuto troppi problemi. Scherzo, c'è lì un creeper. Oh mio Dio, no. Non esplodere. Ok, c'è un creeper. Due creeper. Ci sono due creeper sulla mia isola. Ok. Scherzo, più di due creeper. Allora, qua, ok. C'è un osso, va bene, è morto uno scheletro. Dobbiamo subitamente andare. Ci serve una fornace, ok? Serve una fornace istantaneamente. Ok, sto sentendo dei brutti rumori. Ok, tu sei stupido, non mi vedi. Muori, ti prego. Ok, ossa, ci sono delle ossa, quindi buon meal. Ok, abbastanza buono. Là c'è un altro creeper, ma va bene. Qua c'è un altro creeper che facciamo. No! Tra l'altro, perché dovrei rischiare? Perché devo rischiare? Perché sono un po' stupido. Cioè, guardate, sto. Ok, guardate dove sono andato soltanto per rischiare, ok? Perché sono. Tra l'altro, qua adesso come faccio a risalire? Ok, sulla pala avrei preferito velocità in effetti, però anche resistenza, mamma mia, ci sta. Ok, no, ok, qua mi sta cadendo. Stavo per cadere. No, ok, facciamoci tranquillamente un coso così, senza magari rischiare di cadere. Che vi ricordo che siamo in hardcore, se moriamo è finita. No, ok, ho fatto una decisione. Allora, toglierò un po' di torce qua, arrivo là, faccio il ponte con le torce e poi niente. Per forza, perché. È troppo lungo arrivare fino a là. Devo fare un ponte dritto qua. Anzi, magari guardate, potrei fare un pochino storto di qua. Così non va sull'oscurità. Però ci arrivo lo stesso là. Ci saranno un po' di mob là. Quindi devo fare un bello scudo per arrivare là. Però va bene, tutto sommato. Cioè, non nel senso lo scudo, l'attrezzo scudo. Nel senso un ponte coperto in tutti i lati. Con scudo intendevo questo. E potremmo farlo di legno. Cioè, tanto là abbiamo una sfera di legno che possiamo tranquillamente sfasciare quando vogliamo. L'unica cosa è che là, se dopo la sfasciamo troppo, se troppa oscurità potrebbero spawnare tranquillamente un miliardo di mob. Anche questo è vero. Quindi, vedete tipo qua, qua adesso possiamo fare semplicemente così, prendiamo questo, li trasformiamo, tanto abbiamo troppi, li trasformiamo e facciamo così. Esatto, si potrebbe fare. Qua si potrebbe rompere ancora un pochino, tanto non penso che si rompa ancora un pochino uno spawnino. Oddio, ma qua è lento quanto la morte. Sapete perché è lento? Sapete perché è così lento? Perché se adesso lo faccio si distrugge tipo metà mondo. Quindi mi sa che devo farlo. No, scherzo, perché non rompe più quest'ascia? No, please. Perché non si rompe? Oddio. Ma cosa è successo? Perché non rompe più questa ascia? Oh. Oh, ma stiamo scherzando. Cioè, no, scusa, Prepare material wood. Ma stiamo scherzando. No, mi stai dicendo che ho messo Silk Touch e non posso più rompere le cose. Ah, perché? Ok, dobbiamo rompere. Ah, ma no, ma sei. No, ma scusa, ma no. Cioè, ma sei serio? No, no, ma scusa. Sì, certo. Come si fa a craftarla? Facciamo wood. No, ne ricrafto un'altra, cioè scusate. Ma cos'è sto schifo? Ma no. Volevo vedere come si fa a craftare io. Madonna! Come si fa a craftare? Ah, sì, giusto, così a craftare questi qua. Che si craftano nei tavolini magici della Tinker. Quindi basta scrivere Tinkers. Tink, ok. E fare questi tavoli, ok, che possiamo fare tranquillamente. Perché il legno ce l'abbiamo, ora non possiamo più scavarlo. Per colpa di quest'ascia buggata. Che è diventata Silk Touch. Utile come la morte. Va bene, facciamoci una cesta, magari per mantenere i nostri oggetti magici. Tipo tutta la merda che abbiamo nell'inventario che non ci serve. Dai, raccoglila. Ok. La abbandoniamo un attimino qua. E qua tra l'altro c'è anche del bone. Quindi potremmo fare spawnare un albero anche se. Vabbè, cioè il bone. Non mi serve. Al momento almeno. In futuro magari sì. Ok. L'accetta la mettiamo qua. Mettiamo via questo qua. Il cibo qua lo mettiamo via. Perché può diventare semi, appunto. Quindi è abbastanza utile. E ci craftiamo un paio di pattern vuoti, quindi che si fanno in questo modo, giusto? Sì, si fanno in questo modo, ne facciamo 8, tanto ne servono 8 sicuro.
Ok, perché poi ci serve questo con questo, esatto. Poi ci serve questo, no, ci serve sì, questo così, esatto. Poi ci serve la crafting più questo e ci serve anche la crafting normale, no, ho sbagliato, la crafting normale rimessa qua dentro così, perfetto. E abbiamo tutti i tavoli della Tinker, molto easy, cioè una cosa impossible, però molto easy. Ok, li mettiamo qua, tanto momentaneamente va bene metterli totalmente random, ok. Perfetto, e qua con questi qua si possono craftare cose, quindi se noi mettiamo tipo, no, prima bisogna scegliere, giusto, facciamo quindi un'altra ascia, no, facciamo questa, più il pezzo qua così, perfetto, basta, abbiamo fatto. Poi questa qua li mettiamo qua dentro, no, fermi, un'altra cesta, tanto il legno ce l'abbiamo, per ora, voglio dire, legno ce l'abbiamo, ok. Come mettiamo tutte queste cose, e se noi facciamo così, teoricamente, dovrebbe darceli di legno, vero? Ok, perfetto, no, qua ce ne dà. Questo ce lo dà, ma questo ne servono quanti? Ne servono uno, allora perché non me lo dai? Mi stai dicendo che non posso stone, flint, bone, oxidant, axe, head. So cos'è, non è axe head questa, dimmi che wooden, axe head, cioè non posso fare di wooden, ma sei serio? Ma per favore, cioè, ma di pietra posso fare, ah, mamma mia, quando mi fa wooden tool rod, che vabbè è abbastanza utile. Quindi dobbiamo per forza andare sull'isola quella là, per forza, ci serve un pezzo di pietra per fare una nuova ascia, quindi usiamo il nostro legno, tanto guardate quanti stack ne facciamo, ecco, no beh, tanto stavo per dire, lasciamone qua che se moriamo, cioè, no, stai sbagliando, cioè non puoi morire, Jurassic, se muori è finita la serie, quindi vedi di non morire, ok, quanti blocchi saranno? 70, mettiamo 70 blocchi per arrivare fino a là, abbastanza difficult come roba però, perché devo farmi tutto lo scudo così intorno, sennò mi beccano. Abbastanza difficile, quindi andiamo avanti un po'. Ok, andiamo avanti così, poi ci facciamo lo scudo. In realtà basterebbe, facciamo solo lo scudo in parte, però doppio però. L'ho fatta troppo di qua, ci passiamo esattamente sotto. Uff, aia, male. Vabbè. Cioè, là ci serve, dobbiamo andarci per forza. Al massimo possiamo cadere là dentro. Anzi, facciamo una cosa molto intelligente, guardate. Che non ho fatto fino adesso. Se dovessimo noi cadere random nell'acqua, facciamo una cosa intelligentissima. Guardate, mettiamo qua un punto della mappa, tanto questo non è, questo ce lo lascia fare. Quindi basta fare così, no, col tasto questo, no, ok, questo tasto. Okay. Nuovo, facciamo spawn iniziale. Ok, spawn iniziale sarà il nostro punto di salvataggio. Quindi, da Jurassic Ocean 10 è tutto, vi ricordo di mettere un bel mi piace se vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale se non avete ancora fatto. Noi ci vediamo nel prossimo episodio di Hard Evolution Core, che andremo su quella sfera là di pietra, senza morire probabilmente. Quindi, ciao a tutti!